prescindere dal gioco espresso in campo, la Castrum Favara subisce ancora un'altra sconfitta. Perché? Perché ci sono gli avversari, perché è un campionato difficile, perché c'era una squadra attrezzata. E quindi bisogna capire solamente se ci sono stati errori o dare merito anche agli avversari. Che cos'è che non è andato in campo oggi? Io credo che il problema diventa adesso la paura di giocare la palla. Riusciamo a esprimere il miglior gioco quando mettiamo palla a terra. Se giochiamo con queste palle lunghe, visto le caratteristiche tecniche della squadra, andiamo in difficoltà. Una difficoltà che è soprattutto in avanti nell'arrivare in rete. Sì, abbiamo due attaccanti che sono arrivati un po' in ritardo di preparazione, infatti nel secondo tempo, quando il mister gli ha dato quei minuti che ci hanno legato, si è riusciti ad arrivare a fare qualcosa di pericoloso, ma niente di più, perché devo essere sincero, non abbiamo mai tirato in porta. È soltanto la quinta partita di campionato, sicuramente nulla è compromesso. No, non è compromesso niente, però è giusto che fare delle riflessioni, perché non si può continuare in questo senso, perché dobbiamo avere dobbiamo costruire la nostra salvezza soprattutto in casa, considerando pure le squadre che ci sono, che verranno qui. Bisogna capire se dobbiamo intervenire su qualcosa o dobbiamo continuare su questa scia. Sicuramente il punto di forza dovrebbero essere i punti conquistati tra le mura amiche. Sì, la squadra che si deve salvare non deve perdere punti in casa, anche per un punto si scende, per un punto si fanno i play-out, per un punto si salva la squadra. Quindi ripeto, oggi abbiamo incontrato una signora squadra, scordiamo che l'anno scorso l'Agonese è arrivata terza, l'allenatore importante ha fatto bene a Sant'Agata, quindi di che stiamo parlando? Mister, a prescindere dal gioco espresso in campo, Favara subisce ancora una sconfitta. Abbiamo prodotto tanto, è un peccato perché la squadra si è espressa in modo importante, sapevamo che non potevamo sbagliare nulla contro una squadra che rispetto a noi ha altri obiettivi, è stata costruita per altri obiettivi, stiamo facendo la partita perfetta, credo che abbiamo avuto predominio territoriale, abbiamo attaccato, l'abbiamo tenuto sempre lontani, abbiamo fatto l'errore del primo non mettere la palla fuori, l'arbitro magari non ci ha fischiato a favore del nostro difensore, però hanno cercato di fare una partita importante, l'hanno fatta, dispiace perché ogni partita noi perdiamo un difensore, ne abbiamo persi due, oggi credo che i ragazzi non possono rimproverare nulla, hanno dato tutto quello che avevano, sicuramente abbiamo prodotto tanto e abbiamo concluso poco, sotto questo aspetto, questo magari c'è tanto da fare, ma lo sapevamo, sapevamo anche da affrontare una squadra che è importante, come ho detto prima non si poteva sbagliare nulla, il secondo gol è stato, abbiamo messo attaccante sugli esterni per cercare il pareggio, hanno fatto il 2-1, poi c'è stato l'Eurogol di Palermo che ci ha dato una speranza negli ultimi minuti. Abbiamo messo tutti gli attaccanti che avevamo a disposizione, però non ci siamo riusciti. Però io quando dico ai ragazzi dobbiamo dare tutto, dobbiamo uscire sempre dal campo con la maglia sudata, a testa alta, non ci dobbiamo vergognare di nulla, perché questa parola a me non piace, perché vergognatevi non è una parola che rispecchia questo gruppo, non ha mai rubato nulla a nessuno. Abbiamo fatto sempre il nostro mestiere e continueremo a farlo perché noi crediamo in questo gruppo e crediamo nel nostro obiettivo che è la salvezza. Se qualcuno si è messo qualcosa in testa, che è un campionato sofferto, un campionato difficile, un campionato che ogni domenica ci sarà da soffrire, ci sarà da lottare. Se qualcuno si è messo in testa che questa squadra o questo tecnico
può fare un altro tipo di campionato, sta sbagliando di la strada. Credo che noi dobbiamo recuperare più giocatori possibile, perché abbiamo, dopo Mirabelli perdiamo pure Cannino, credo che questa sofferenza difensiva si è notata. Ricordo quello che lei ha detto proprio all'inizio di campionato: adesso bisogna pensare a fare i punti, e i punti specialmente li dobbiamo fare in casa, mister. Sì, sì, i punti si devono fare su tutti i campi, cioè, sicuramente in casa abbiamo provato di cercarla di vincere, l'abbiamo tenuti lontano perché loro sia nel palleggio hanno grandissime qualità e non gli abbiamo dato mai la possibilità di fare palleggio, gli abbiamo dato sempre la palla lunga del portiere, e questo è già un fatto limitato tantissimo la Vibonese, che è una squadra forte, una squadra che farà un campionato importantissimo, e credo che perdendo Cannino abbiamo cercato di spostare dei giocatori e di adattare dei giocatori, però noi non dobbiamo né mollare né perdere autostima, noi dobbiamo cercare di lavorare in questo modo come stiamo facendo, credere in quello che si sta facendo, che lo stanno facendo in modo importante. Supereremo anche queste difficoltà, non perdiamo l'orientamento, non perdiamo l'equilibrio psicologico, noi dobbiamo continuare a lavorare e giocarci il campionato in questo modo, come hanno fatto oggi. E tuo il bel gol del Favara non è bastato, peccato. Sì, purtroppo è andata così, per ora è un periodo dove ogni errore lo paghiamo, quindi dobbiamo stare sicuramente più attenti, ma penso che dobbiamo continuare in questo modo, dobbiamo continuare a allenarci e magari ci girerà bene. Sicuramente la partita vista dalla tribuna è diversa da chi la vede e da chi la vive in campo. Che partita hai vissuto? Diciamo che secondo me sia Licata, sia Cireale, sia questa partita stiamo facendo delle belle prestazioni, però a parer mio stiamo raccogliendo troppi pochi punti. Pochi punti che, insomma, fa male anche constatarle, la classifica deve essere mossa. Cosa vi rimproverate? No, sicuramente dobbiamo stare solo più attenti, poi dobbiamo solo lavorare e pensare alla prossima. Ci racconti il tuo gol? Sì, vabbè, ho visto questa palla che mi arrivava, l'ho stoppata, non ho pensato più a niente, ho calciato e poi è finita lì.